19 gennaio 2011, siamo sulla cima Bocondamo, valle di Saint-Poché a 2836 metri, e una grande vetta, e come si vuol dire, siamo partiti da un po' prima del parcheggio del Petit Mont Blanc a 1600 metri e seguendo la strada per il Dondena, deviando per il lago Reti, abbiamo preso quel vallone che vi sto inquadrando adesso e risalendo tutto per ripide ascese, io e Enzo, ecco che lo inquadro, io e Enzo col Bec Barmas abbiamo risalito tutta questa cresta fino ad arrivare qui al Bocondamo 2836, un grande spettacolo, una grande giornata, e comincio a elencare. Ecco, qui vediamo la Gran Rossa, quella che noi faremo appena lasciato questa cima. Dietro c'è il Mont Glacier e il De là. Adesso vediamo il Gran Paradiso sullo sfondo. Qui vediamo la Tersiva. E sulla destra il Monte Milius. Monte Milius. Le Grand Jurans. Il Dolan. E ci spostiamo verso destra e vediamo il Cervino, il Washor, e quello a sinistra cos'è? Il Denderems. Denderems. E di qua vediamo il grande spettacolo della grande catena del Monte Rosso, il Corno Bianco, il Corno Rosso, la Testa Grigia, Dame di Chalant, Monte Marzo, per finire in fondo, e il Mont Barone. Una grande ascesa, un grande spettacolo. Adesso riprendo un attimo il mio amico Enzo. Ecco, dietro c'è il come si chiama, la Rosa dei Banchi, e Bec Sostato. Adesso lui in missione sulla Gran Rossa, eccolo là, fa l'inquadratura della Gran Rossa. Enzo, eccolo lì, adesso lo siamo, continua la trasmissione. Siamo arrivati alla... alla cima Gran Rossa, e come vedete eravamo su quella cima là che si chiama Bocondamo. Attraverso tutta questa cresta, come vedete, vi faccio vedere, alpinistica comandata da Enzo, siamo arrivati su questa cima, la Gran Rossa 2885, e qui si gode un panorama stupendo. E diciamo che in l'una e un quarto, in tre ore, tolto le soste, abbiamo fatto tutte e due le cime. Un grande panorama. Quella là cos'è, Enzo? Quella là deve essere la cima Monte. Vediamo in lontananza la cima Monte, poi venendo a destra vediamo Montfandì, la Rosa dei Banchi, il Mont Glacier, adesso Enzo, la Tersiva, ecco là al fondo Tersiva, Monte Refrai, là sullo sfondo Monte Bianco, Mont Velin, Grand Combin, il Monte Vic, ecco vediamo il Monte Vic, dietro vediamo il Denderan, il Cervino e il grande massiccio del Monte Bianco. Ecco, il Washor, il collega ci dice qua, subito a destra del Cervino, già scalato da questo signore, guardatelo bene, grande alpinista. Allora vediamo il grande Monte Bianco, poi andando a destra vediamo Corno Bianco,
testa grigia, corno vitello, torno bussola, Monte Mars, e buon barone, e chiudiamo la trasmissione, Eto l'abbiamo già filmato, adesso lui butta giù le creste, perché vuole fare qui il canale Gervasutti di questo cielo. Puttana, qui andiamo su. Adesso mi fa un filmato. Allora, 19 gennaio 2011, siamo sulla Gran Rossa, dietro Gran Fadè, no? Dame di Chalà. No, sono lì. Bocondamo, scalati in giornata. Sì. Siamo a porta 2830 e 2835. Bravissimo. E vedete il grande paesaggio, il tempo dal piazzale prima del... Adesso ti riprendo, ho fatto un 360 gradi. Ripeto, il tempo impiegato dal piazzale prima del Monte Bianco è stato di 3 ore e tutte e due le cime. Mando un saluto e un arrivederci. E alla prossima. Chiude la trasmissione. Chiudiamo la trasmissione e finisce.